Al Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni di Pistoia è stata inaugurata la mostra Vasari, le vite, opera video di Federico Tiezzi, ispirata alle vite di Giorgio Vasari, drammaturgia di Fabrizio Sinisi, con scene e costumi di Giovanni Franci. Raccontano le vite di tre pittori, Jacopo da Pontormo, Rosso Fiorentino e Buonamico di Buffalmacco. Dei quadri parlanti, dei quadri che raccontano una storia che è quella di artisti che hanno tutte e tre dei rapporti importanti e faticosi con la società nella quale vivono. Una produzione a cura della compagnia Lombardi Tiezzi realizzata con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo e Regione Toscana nell'ambito del progetto Così remoti, così vicini, nuove idee per un teatro a distanza. Presidente, una mostra un po' particolare. Assolutamente sì, particolare e bellissima, insieme appunto all'onore di presiedere Fondazione Toscana Spettacolo che ha facilitato insomma, tutto questo percorso importante che oggi qui si concretizza, anche il privilegio di essere in questo contesto a Pistoia insieme alla compagnia Lombardi Tiezzi e a questo capolavoro che unisce tutte le varie declinazioni della cultura in una sintesi, devo dire, davvero straordinaria, in un luogo che la valorizza in maniera estremamente importante e di grande, grande rilievo per la cultura toscana tutta. L'esposizione, inserita nel cartellone della rassegna Teatri di Confine di Associazione Teatrale Pistoiese e Fondazione Toscana Spettacolo, è realizzata in collaborazione con i Musei Civici di Pistoia.